Buongiorno a tutti carissimi amici e bentornati sul mio canale. In questo video parleremo dei 5 consigli perfetti per i principianti e per chi vuole approcciarsi al mondo delle piante. Prima regola fondamentale: scegli la pianta giusta. Sembra banale, sembra una sciocchezza, ma è in assoluto la cosa più importante. Infatti, scegliere la pianta giusta potrà darci gioia e iniziare ad approcciarci a questo mondo rendendoci conto di essere in grado e quindi spazzando via ogni dubbio di poter avere il pollice nero e iniziando a credere in noi stessi. Se dovessimo invece scegliere la pianta sbagliata o comunque una pianta difficile, questo potrebbe farci comunque perdere ogni voglia di procedere con una successiva pianta, potrebbe scoraggiare, potrebbe far venire voglia di pensare che le piante non sono adatte per noi, e questo non è piacevole, soprattutto perché nulla obbliga a iniziare con una pianta difficile. Quindi consiglio assolutamente di informarsi e scegliere una pianta semplice proprio per principianti, e questo lo approfondiremo anche un pochino dopo, nei prossimi punti. Regola numero 2: non comprare delle piantine, ovvero non comprare tutte quelle piccole piante in vasino che sono veramente molto carine, veramente molto economiche, ma sono spesso molto molto fragili, perché piante giovani e piante di piccolissime dimensioni. Prendersi cura di una pianta piccola, nuova, molto giovane è molto più difficile, e anche farla crescere e darle le giuste cure rispetto a una pianta adulta già sana e ben sviluppata. Quindi, una volta scelta la pianta perfetta per noi, io consiglio di optare per un esemplare bello, forte, già in salute e di buone dimensioni, in modo tale che sia più facile prendersene cura. Molto spesso si tende a dire: voglio iniziare, parto da una piantina, anche perché magari spendo 2, 4, 6, 8, 10 euro, prendo una piccola piantina, nulla potrà mai andare storto, anche perché non ho speso molto e in più la vedrò crescere. Ma non sempre è così, molto spesso è più rischioso ed è veramente molto difficile. Per la mia esperienza ho notato che se non si conosce ancora quella tipologia di pianta o non si ha il giusto metro di giudizio nelle innaffiature, nel posizionamento, la luce, si rischia di andare incontro a problematiche, mentre una pianta adulta grande è più pronta anche ad adattarsi a degli shock, abituarsi a nuove situazioni e anche sopportare un pochino i nostri errori. Quindi assolutamente pianta adulta è già ben sviluppata. Regola numero 3: non partire da una pianta grassa. È di comune pensiero il fatto che sia più facile prendersi cura delle piante grasse, ed è anche di uso comune la frase: io il pollice nero riesco a uccidere pure le piante grasse. Quante volte avete sentito questa frase? Io veramente miliardi di volte. Però non è così, le piante grasse non sono facili, non tutte, non sono così semplici, soprattutto ai primi approcci. Io, ad esempio, all'inizio ero una killer spietata di piante grasse, che poi sono le piante succulente. Io non mi trovavo, non riuscivo a gestirle, non capivo bene né il posizionamento né ogni quanto irrigare, e all'inizio ho avuto serie difficoltà. Se avessi iniziato come prima pianta con una pianta succulenta, sicuramente non sarei andata avanti, mi sarei demoralizzata e avrei smesso. E quindi è per questo che ci tengo a consigliare di optare per altre tipologie. A mio parere, e penso che per molti possa essere condivisibile, io consiglio una pianta verde, e nello specifico come primissimo approccio consiglio o una fittonia, che ho anche qua da mostrarvi, o una felandra, che non è una pianta molto conosciuta ma è anche più comunemente chiamata pianta della zebra. Oppure, che è anche molto carino, un spatifillo, spatifillum, come preferite. È una pianta molto bella che fa anche una bella fioritura di colore bianco, è veramente molto conosciuto e molto apprezzato, ma sono tutte e tre piante molto semplici e vi spiego perché. Sia la fittonia che la felandra, la pianta della zebra, che lo spatifillo hanno una caratteristica che secondo me è assolutamente fondamentale, soprattutto all'inizio, ovvero quella di svenire, scendere, fare le drama queen quando hanno sete.
quindi rendono assolutamente lampante e visibile il segnale di ho sete. Molte piante invece non danno segnali subito, anzi li danno a volte quando è troppo tardi e quindi non è facile capire che hanno sete. Invece le tre piante che vi ho appena elencato non solo sono piante molto semplici, molto facili da tenere e anche abbastanza resistenti, perché non le ucciderà certo una o due giornate senza bere, anzi sono molto forti, però vi faranno subito capire con il loro portamento che andrà verso il basso che hanno sete e quindi potrete subito andare a intervenire. Secondo me un segnale così lampante dalla natura è veramente utile soprattutto all'inizio. Finché le vedrete su belle, dure, turgide e rigogliose, non intervenite e non aggiungete acqua. Ovviamente sono solo consigli, ci sono tantissime altre piante molto semplici, ma io appunto consiglierei una pianta forte e una pianta verde, non una pianta grassa. Vi mostro ora questo bellissimo esemplare di Fittonia che ho, molto molto grande, molto molto piena, molto fitta, come potete vedere, piena di foglioline, è davvero bella. Adesso è in questo vaso dove si può anche appendere, però questa è ciò che io intendo con pianta di grandi dimensioni o medie dimensioni, nel senso che in molti garden e vivai troverete fittonie anche in vasetti di queste dimensioni, veramente minuscole, con poche foglioline di tutti i colori. Sono perfette per comporre dei terrari o delle composizioni e quindi spesso conviene prenderle piccole per mille motivazioni. Ma se dovete iniziare con la vostra primissima pianta, perché comprare una piantina quando puoi prendere una pianta così bella, fitta, rigogliosa? Adesso ve la mostro. Questa poi è una pianta di un'eleganza assoluta, cioè proprio con queste foglie verdi e queste venature ipergeometriche regolari. È veramente una pianta molto molto bella e sta bene in qualunque tipo di ambiente, che sia un ufficio, una casa, un appartamento. È bella in qualunque situazione. Bella, poco impegnativa e super soddisfacente. Io consiglio questo, ovviamente ognuno può scegliere ciò che preferisce, ma secondo me una scelta di questo tipo non vi farà assolutamente pentire. Regola numero 4, non bagnare mai a goccini, ovvero assolutamente vietato per qualunque tipologia di pianta, in questo caso posso dire qualunque, bagnare poco, spesso. Ho sentito persone dire, ma come fa ad avere sete? Gli do da bere ogni 3 giorni, ma quanto gli dai da bere? Un bicchierino ogni 3 giorni e magari c'è un vaso grande così. Assolutamente no, bisogna bagnare di rado quasi per tutte le tipologie di piante e abbondantemente, quindi riempire questi vasi, riempirli di acqua una volta ogni tanto, e spesso è una volta ogni tanti tanti giorni, a volte 1, 2, 3 settimane, in inverno anche 1 mese o mesi, però dipende ovviamente dalla tipologia e da dove le teniamo. In ogni caso mai bagnare a goccini, quindi mai piccole quantità ogni 2-3 giorni, questo assolutamente è sbagliato. Regola numero 5 e ultima regola, ma non per importanza, trovare la giusta posizione di luce. La luce è in assoluto la cosa più importante per ogni tipologia di pianta. Ci sono quelle che hanno esigenza di più luce e alcune che possono stare in mezz'ombra, ma in ogni caso non possiamo assolutamente pensare di mettere una pianta in un bagno cieco, ad esempio, o in un garage senza finestre, o comunque in una zona dove non penetra alcun tipo di luce, perché la pianta assolutamente non può sopravvivere. E se vogliamo che la pianta stia molto molto bene, è assolutamente perfetto capire le esigenze della pianta e trovare la giusta posizione di luce all'interno di casa. Se seguiamo queste 5 regole fondamentali, sono sicura che non esisteranno più assolutamente i pollici neri. Se ti interessano le piante e vuoi approcciarti, vuoi iniziare con le tue prime, io ti consiglio di seguirli e vedrai che non te ne pentirai assolutamente, ma anzi procederai. E assolutamente, se sei interessato o interessata a piante rare, variegate, un po' più particolari e anche più difficili da tenere, sicuramente un primo approccio semplice di questo tipo sarà l'ideale. Poi ovviamente il tempo per tutto il resto viene, e anche in fretta volendo, quindi non buttarti su qualcosa di difficile, ma
parti così e poi dopo vedrai che sarà meraviglioso. Bene amici, io spero che questo video sia stato utile, interessante. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e se questo video vi è piaciuto lasciate un like. Qua sotto inoltre in info box, come sempre, trovate tutti i miei profili Instagram e anche quello del mio shop online di piante, dove potete anche trovare ad esempio questo meraviglioso esemplare di Fittonia insieme a tantissime altre piante molto semplici da tenere. Grazie per aver visto questo video, un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!